Alessandra Costa. A me non mi interessa quello che faceva Stradivari o quello che dicono tutti gli altri della tradizione. La tradizione è la mia. Io decido come fare un violino. A 86 anni Pietro Grasso ha ancora voglia di sperimentare. Lui che del legno conosce ogni segreto. Nato in una famiglia di falegnami da generazioni, a 16 anni dalla Sicilia è emigrato al nord, a Meda, regno dell'ebanisteria. Qui da garzone è diventato imprenditore. Solo dopo la pensione ha potuto dedicarsi al suo sogno di ragazzo. I segreti di rotteria solo negli esperimenti che faccio io. Finché raggiungo la sonorità perfetta, grazie ai maestri che mi dicono sì, va bene o non va bene. Nello scantinato della sua fabbrica di mobili, trasformato in laboratorio, sono una trentina gli strumenti costruiti in 10 anni. Pezzi unici in cui brilla la sua maestria di intarsiatore, mentre il suono è frutto di studi assidui e invenzioni sorprendenti, come questa macchina fatta per dare al violino il suono maturo di uno strumento già collaudato. Se l'accendo vibra leggermente più forte dell'archetto. 24 ore su 24 ore, un mese, due mesi, sai, quando lo tiri fuori di questa macchina è già come se hai suonato 3 anni, 4 anni al secondo e c'ha una resa spettacolare.